dito sul cellulare. Vai. Su Bel Cirre si approntano per l'ultimo quarto di finale, per andare a scoprire chi sarà l'ultimo semifinalista del Vasacast Summer Party. Nell'angolo in basso a destra è tornato ufficialmente nella sua community, in quella di StarCraft, dopo il secondo posto al Big LAN Party di Brescia. Adesso è qui al Vasacast Summer Party come Zerg dal team Nets Gaming. Team! Team! Fortuna no! Fortuna no, momento difficilissimo, ma dall'altra parte un altro degli invitati, perché ultimo nella graduatoria della Lega Grandmaster in Italia, l'ultimo ingresso, ma certamente non l'ultimo come skill, dal team Old School Clan, Narcoti! Spoiler, dopo aver infortunato Vasa, va a fortunare anche Guzzo. Attenzione, Narcotic che è andato a posizionare in questo momento una caserma. Dall'altra parte Zim ancora sta continuando a creare droni su droni. Per chi tifi? Per Zim, perché gli ho dato da bere il limoncello, perciò spero non perda per questo. Attenzione, abbiamo paura anche delle ritorsioni di Zim nei confronti di Foyer, mentre da questa parte Narcotic sta andando a creare la sua caserma. Dall'altra parte sta arrivando in questo momento anche l'Acceri da parte di Zim, mentre questo è l'inno di tutti i Terran, di tutti i Terran del mondo. I Marine tra poco nasceranno per dare la speranza e la forza a Narcotic, un altro dei giocatori favoriti per questo torneo, perché un altro giocatore di Lega Grandmaster, mentre in questo momento abbiamo anche una pull da parte di Zim, mentre da quest'altra parte l'Acceri sta crescendo. Narcotic sappiamo essere spesso un giocatore che predilige andare a giocare di Mech. Sei sicurissimo? Non ti posso credere, contro Zerg. Che giochi a LOL? Non gioco a LOL. Non ti nascondere, Pisano. Sei un pisano che gioca a LOL. Mentre in questo momento seguiamo il piccolo Marine giallo di Narcotic che si muove. Si muove il piccolo Marine giallo di Narcotic, nonostante le palme, continua a muoversi. Mentre il Marine di Narcotic va un po' a scatti. Sì, appunto, balla la Macarena mentre si avvicina all'occhio. Terrano si rallenta, il piccolo Marine di Narcotic ne sta arrivando in questo momento anche un altro, ma è psi bloccato. In questo momento Narcotic si andrà a liberare dallo psi block in questo momento, mentre ci sono anche due queen in produzione per il giocatore Zerg del team Nets Gaming. E arriva anche i primi due gas di Narcotic. Quanto scommetti sulla Mech e quanto scommetti sulla Va veramente a Mech. Mech contro Zerg. Sono 5 anni che gioca Terran, 5 anni che gioca Mech, e continua a giocare Mech. È un pazzo, è un genio. Secondo me è un genio. Intanto attenzione, Narcotic va a prendere anche la Xel'Naga per darsi visibilità su quello che succede sul centro della mappa. Buon map control da parte di Narcotic. Attenzione, intanto il povero SCP viene attaccato dai Ling di Zim. Attenzione, lo va a rincorrere, mentre un altro Overlord, e parte immediatamente la speed da parte di Zim. Quando siamo a 4 minuti e 58 su Belchir. Parla. Una mappa lunga. Il commento dell'esperto. È arrivato il commento dell'esperto. Foyer ci fa notare la lunghezza. Devi dare un'imbeccata migliore. Mi parla. Vai, inizia a parlare di Belchir. Ah, va bene. Allora, Belchir è una mappa, una delle più lunghe che abbiamo in ladder, famosa soprattutto per le sue spiagge e le sue palme, ottima fonte e habitat di sopravvivenza per gli Zerg, non disdegnata per le vacanze dei Terran, in quanto vediamo anche gli Zergling che gli piace mettersi all'ombra degli occhi Xel'Naga. E allora, dopo il commento e la spiegazione geografica della mappa da parte di Foyer, qua continua, arriva la prima Factory da parte di Narcotic, ne sta arrivando anche uno Starport in questo momento, quando siamo a 6 minuti e 8 della partita, 6 minuti e 13, abbiamo il bunker con dentro già 3 Marine, ma ci sono anche 10 Ling in produzione da parte del giocatore del Team Nets Gaming. E attenzione, perché abbiamo anche due gas, due estrattori di gas Vespene da parte di Zim e anche una terza Acceri. Ma attenzione, perché comunque Zim in qualche modo vuole farsi anche un po' aggressivo con questi Ling. Cosa ti aspetti da parte dei due Foyer?
Da parte 2 mi aspetto che Zim attacchi velocemente con i suoi ling prima che quell'altro riesca a ricercare il piazzamento dei carri o qualche altra cosa per impedire. Non ci posso credere, ha perso in OZ, c'è in automatico. Vedi, giochi troppo a LOL. Secondo me giochi troppo a LOL. No, è perché studio troppo. Oddio, l'ha potenziato maledetto David Kim, Dio santo, che ho conosciuto, lo odio. E comunque, invisibilità per le bench che quindi andranno a stuprare le linee mine rare dietro le basi di Zim, perché sicuramente Narcotic sa che è già andato a 3 basi, quindi già la prima bench, la seconda bench in produzione e già subito l'Helion che vanno a minacciare questa Queen che si difende con le unghie e con i denti e tornano indietro felici mentre aspettano che la propria Banshee venga a fare un macello in questa linea mirale. Intanto non vedo più i link di Zim, che fine hanno fatto? Ci sono un po' sparsi in giro qui per Belchir. Quando siamo a 8 minuti e 15 della partita, sta arrivando anche un bel innest in questo momento da parte del giocatore del team Nets Gaming. In questo momento ci sono 43 lavoratori per Zim, 41 sono gli SCP di Narcotic. Attenzione perché sta arrivando anche una Banshee, vediamo se riusciamo a collegarci con la Banshee. Sì, generale, ci stiamo muovendo verso la terza base, siamo verso la terza base di Narcotic, di Zim. Attenzione, abbiamo sentito anche la Banshee, attenzione che la Banshee sta arrivando. Ci sono già le due Queen di Zim, attenzione perché c'è il clock sulla Banshee. Le Queen però supportate anche dall'Overseer riescano a scacciare la Banshee invisibilizzata del giocatore degli Old School Clan. Attenzione però perché sono arrivate anche le Helion, un gran transfusion da parte di Zim. Attenzione però, le Helion sono infinite, infinite Helion da parte di Narcotic. Incredibile, incredibile, queste Helion in questo momento hanno ucciso già 7 lavoratori. Adesso potrebbero uccidere anche tantissimi Ling da parte del giocatore Zerg, che riesce in qualche modo però a sorrondare tutte le Helion del suo avversario. Grandissima difesa da parte di Zim, un signore Zim che riesce a difendersi nonostante l'ottimo attacco di Narcotic con le Helion. Perde sì 7 lavoratori, ma questa Banshee qui è in progno riservata, mentre vediamo i Ling che si avventurano arrabbiati in tutta questa bellissima spiaggia piena di erba incontaminata e si avvicinano verso la base di espansione di Narcotic. No, per incontro dell'Helion che vengono arrostiti barbecue. Quest'estate Ling offre Narcotic in questo caso, e ancora le Banshee che si avvicinano arrabbiate e le Helion ancora più arrabbiate che vogliono vendicare le proprie consorelle morte in incidenti stradali dietro la linea mineraria di Zim. Attenzione da quest'altra parte, Zim adesso sa che stanno arrivando un altro attacco da parte di Narcotic. Altre Helion si muovono in avanti, vanno ad attaccare, ma c'è già uno Spinecrawler posizionato da parte di Zim. Provano a passare queste Helion, attenzione, è arrivata ancora Banshee, ancora croccata, anche se c'è un Overseed. Prova in qualche modo una sfida Queen contro Banshee, ma le Queen adesso sono due, le Queen adesso sono due. Potrebbe cadere la Banshee, è caduta la Banshee, è già morta la povera Banshee di Narcotic, che sta continuando a tenere la posizione adesso con queste Helion. Arrivano ancora tutte le Helion, ma in qualche modo Zim prova a sorrandarle con questi Ling e riesce a scappare Narcotic. 98 per Zim, 105 per Narcotic, che adesso sta andando a posizionare anche un terzo comando orbitale. In questo caso Narcotic sta facendo dei pessimi trade perché non ha un numero abbastanza importante di Helion, mentre i Ling di Zim sono più veloci, se ne può produrre di più e costano anche di meno. Infatti ora sono costrette le Helion a inseguire gli Speedling di Zim, che si dirigono subito verso la terza base di espansione, probabilmente scoutata da qualche Overlord. La vanno ad attaccare, la vede e se ne vanno nuovamente con informazioni di scout. Non ha ancora niente, intanto mosche che attaccano Baza continuamente e arrabbiatamente. E ancora questo sul round, ma perde 5 Ling gratuitamente e batto l'Helion per Narcotic. Ci sono tantissime battle Helion per Narcotic in questo momento, ma dall'altra parte Zim ha prodotto tantissime rocce. Attenzione perché c'è già le sacche ventrali, le ventrali sacche, come si chiamano non ci si ricorda, però probabilmente Zim cercherà in qualche modo di droppare. Attenzione però perché in questo momento le rocce di Zim sono l'attacco. Narcotic è costretto a scappare verso la terza base, va a splittare le sue rocce Zim, cercando in qualche modo di fare dei danni. Attenzione, il tac prova a sicciarsi, ma non ci riuscirà Zim. Ottimo split delle sue rocce, sono tantissime, sono arrivate anche Veling a supporto, è costretto a risalvare tutti gli SCP. Attenzione, in questo momento ha ucciso 7 lavoratori, si sono uccisi pochissimi lavoratori, ma ha fatto grossi danni all'economia. Qua si blocca tutto, lagga tutto. 129 psi per Zim, 112 per Narcotic in questo momento, ma continua a subire Narcotic attacchi costanti da parte del giocatore del team Nets Gaming. Le rocce continuano ad attaccare, sono rimaste solamente due. Adesso Narcotic è riuscito a liberare la situazione, ma Zim sembra essere in controllo della situazione in questo momento. Incredibile, incredibile questo
Kotick che non si lascia sorprendere l'attacco di Zim, ma Zim questo nuovo punto innesta nel suo overlord le proprie blatte e le andrà a droppare direttamente nella main di Narcotic. Guarda quante sono, però ne è presa un primo, vediamo che le scarica però e attacca finalmente, attacca il deposito, non attacca il deposito, sfocati su di SCQ con rabbia, con quell'acido. E ancora dall'altra parte Narcotic che cerca di difendersi su più lati con Thor, i Battolelion e le Banshee, e ancora si protegge, ma di nuovo è ovunque questi sì, everywhere. In questo momento ci sono rocce sulla seconda, rocce sulla natural, rocce anche sulla terza base di Narcotic, però attenzione, Narcotic ha perso un grandissimo numero di SCP, ci sono ancora delle rocce un po' ovunque, guardate, sono sulla main, sono sulla natural adesso, queste però si sono inserite in un sandwich, in un panino tra la main e la natural, ma sono veramente ovunque le unità di Zim, guardate, continua ancora a multidroppare rocce everywhere. Zim in questo momento 148 psi per Zim, 106 per Narcotic, 64 droni a 32 SCP. Zim potrebbe riuscire a portarsi a casa il primo game continuando a droppare rocce in continuazione. Incredibile questo Starigol style fatto con Zerg, continui troppo ovunque con le blatte. Tra l'altro il vantaggio più grosso è che la battaglia si porta direttamente in casa Narcotic, mentre Zim può espandersi a quarta facilmente senza alcun problema. Ancora queste blatte che vanno a minare completamente tutti i supply, allora si sfogano con la rabbia del loro lascito su questi Battolelion che nulla possono. E nuovamente i Viking che cercano di frenare l'avanzata dello Zerg, ma nulla può arrestare queste blatte che ormai hanno stabilito la proprio possesso di questa seconda base di Narcotic. I Battolelion non possono niente e continuano il GG! Il GG!